Polizia? Ma pronto, aiutateci! Dove sei? Aiutateci, è terremoto! Sì! Fuori, c'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene a farci la mano, la prego! Dove siete? A Illica, frazione Accumoli! Ero venuto qui il 24 o il 23 per stare 4-5 giorni insieme con la famiglia e invece alla notte è successo quello che è successo. Lui è Davide, uno dei sopravvissuti a quella maledetta mattina del 24 agosto 2016. È successo il terremoto e è cascato tutto, mi ricordo poco però, dopo ho realizzato quello che era, che non c'era più niente. La cosa importante è che siamo vivi, usciti vivi, che è uno shock abbastanza forte, che non posso dire, cioè spiegarlo, perché sono emozioni che non si possono descrivere per farlo capire le cose, però uno lo realizza, è dura perché è dura, molto dura. E poi insomma quello che è successo, insomma sapete, è caduto tutto, non c'è più niente, e piano piano dobbiamo adeguarsi a quello che non c'è, con la speranza che si possa rifare qualche cosa, non tutto, penso che non rifaranno tutto, ma la cosa importante è insomma che uno ha la speranza che puoi riavere una casa. Il nostro racconto delle terre mutate parte da Illica, un piccolo paesino situato a pochi chilometri da Accumoli, un borgo che purtroppo non esiste più, perché quel sisma ha letteralmente spazzato via tutto, lasciando intatta solo la piccola fontana del paese. Il paese stava qui, insomma, a fianco a casa, erano più di 200 case ed è crollato tutto. È rimasta solamente una piccola fontana, il resto è crollato tutto, hanno pulito tutto e non si perde la cognizione dello spazio, perché prima per esempio c'era una casa grande, la vedi dopo non c'è niente, cioè non realizzi che in un quadratino c'era una casa grande. Camminando lì si vedono ancora le mattonelle, come dove c'era la cucina, la sala da pranzo, i tubi dove c'era il bagno, insomma si vede tutto, che camminando lì fa un po', come dire, un po', no, senso, insomma c'hai come un coso di rispetto camminando tu, perché involontariamente cammini dove c'era una casa. È brutto perché è brutto, non vedi più niente, è tutto quanto un'enorme piazza. Ieri era piccola, è rimasta la fontana come centro, il resto attorno era pieno di case e non c'è più niente. Nonostante ciò, Davide non è scappato, come in molti hanno fatto, ma è rimasto qui nelle sue terre natali per portare avanti la tradizione da albergatore, che risale ormai a quasi 20 anni fa. Allora, noi avevamo già un bed and breakfast dal 2001, Lago Secco, che prende il nome da un'oasi del WWF che sta qui sopra alla montagna del Lago Secco, e da questo qui abbiamo preso spunto, da questo nome, il nome di questo lago, e andiamo. Dopo abbiamo chiesto la delocalizzazione e ci siamo spostati a fianco e abbiamo riaperto il bed and breakfast. Piano piano ci siamo, come si dice, rimboccato le maniche, stiamo cercando di andare avanti. Prego ragazzo, questo è un nostro ragazzo vicino che ci siamo dati una mano, prego, prego, vieni, con le pupe, eccolo qui ragazzo. Che... del caffè però, del tuo, sì, caffè. Il caffè mo arriviamo, stiamo facendo un bel meeting. Va bene, vi lascio al meeting? No, io mi vado a fare il caffè. Siamo vicini di casa ieri, vicini di casa oggi e stiamo, cioè, ci diamo una mano così, andiamo avanti, è una cosa in più, insomma, che uno aiuta a vivere e ci vuole un po' di buona volontà e, come si dice, energia che ti porta avanti. Energia che non trova solo da se stesso, ma anche da tutta la sua famiglia, che partecipa attivamente affinché il B&B possa tornare a splendere come ai vecchi tempi. La mattinata è trascorsa veloce e l'ora di pranzo si avvicina, e nemmeno a dirlo, chi è ai fornelli pronto a soddisfare i propri commensali?
se ne deve sciogliere bene, deve essere ben cotto ma non bruciato. Questo è riacceso? No, aspetto? No. Dico, va spento, va? No. Ah, sta accendo? No, perché è spento? Pensavo che si fosse la mano. Madonna. Al B&B Lago Secco non c'è un menù alla carta, ma un po' come nelle osterie di una volta, quello che sceglie lo chef poi lo si mangia, e rigorosamente tutti insieme in un unico tavolone, proprio come una grande famiglia. Ma che ci metti, la cipolla? Insieme alla cipolla, no, ci metto l'aglio. L'aglio, ma ti lascio fuori. Anche se è cattivo, matriciana è molto semplice, è un piatto povero della cultura contadina. Nasce da uno scambio di culture o di alimenti tra i pastori che stavano fermi in montagna 3-4 mesi e il popolo che stava sotto, quindi sotto i pastori potevano avere il formaggio, perché era quello l'alimento che loro producevano, quindi scendevano nei paesi, portavano il formaggio e in cambio ricevevano il guanciale o la salsiccia, che erano le cose che loro, il lardo, che erano le cose che loro non avevano e che le potevano portare e conservare in montagna. Quindi nasce da questo, sciolto il guanciale sul fuoco e si cucinava questa pasta. La pasta, tra l'altro, era fatta con acqua e farina, non c'erano le uova. Ovviamente le uova costavano e in montagna non avevano, non si potevano portare le galline. Quindi nasce da acqua e farina e avvolta con i ferri da calza. Con il regno delle due Sicilie, qui arriva, ovviamente dalla Spagna, arriva a Napoli, arriva il pomodoro. Quindi aggiungono il pomodoro sulla gricia e questa viene poi chiamata la matriciana. Cioè è di Amatrice, è stata etichettata nel secondo dopoguerra nelle vecchie trattorie di Roma come amatriciana, perché viene dai proprietari dei ristoranti che sono di Amatrice, chiamati amatriciani, qui della conca amatriciana, che poi sono da Cumuli, sono di Posta, certo. Sono di Borbone, sono da Amatrice, il posto è, cioè la zona è questa, non è che sono i monti della Laga, non ti sei allontanato tanto, insomma. Grazie. Grazie. Prego. E dopo il meraviglioso racconto di Clementina su come si è originata la matriciana, è tempo di muoversi per scoprire le eccellenze del territorio. E allora partiamo con una delle aziende agricole più conosciute della zona, Alta Montagna Bio. La fattoria, eccola. 100 vacche, sì. 20 maiali, pecore, capre. E poi ci sta la macelleria. Quindi quello che vorrei fare io è, cioè, quello che già c'è, semplicemente mostrarlo a... Farlo conoscere e farlo vedere le persone che vengono. Tutto biologico. E metterci insieme l'agriturismo col campeggio. Nuova azienda agricola che può conoscere è Casale Nibbi, che come vedete alle mie spalle c'è tutto il centro di produzione. Loro sono famosi principalmente per i formaggi, ma vi dico anche che fanno uno yogurt che è qualcosa di pazzesco, assolutamente da provare. E adesso noi entriamo e vi faccio vedere un pochino il dietro le quinte dei prodotti che loro realizzano. Di mungitura, praticamente è la tecnologia più avanzata che al momento c'è per mungere queste vacche. Con questo fanno da sole, cioè loro quando hanno voglia, necessità, bisogno, entrano. Loro sono tutte in attesa, ok? C'hanno, diciamo, in tutta la giornata 20 minuti di sosta. Dopodiché inizia prima il lavaggio.
E dopo qualche piccolo souvenir è ora di rientrare, perché il pomeriggio volge al termine, così come questa giornata. Ma dopo il ricco pranzo e le numerose degustazioni tra un'azienda e l'altra, ci ritroviamo tutti nella sala ristorante del B&B, davanti al camino acceso, a degustarci una deliziosa tisana come cena. Ovviamente tutti rigorosamente seduti al tavolone, come si faceva una volta, per raccontarci le nostre esperienze. Se io mi sposto in una delle strade statali che ho fatto per arrivare al lago di Campo Tosto, che è all'Aquila. Secondo giorno di Illica si apre come si è concluso, tutti insieme a tavola, in armonia e felicità, come se ci conoscessimo da sempre. Dove vai? Mi fa strappare un colpo con sta mano così io. Ma che cosa mi convince? Io vado a casa e me la prendo. Ricaricate le energie mattutine, siamo pronti per immergerci nella natura più selvaggia. Infatti, grazie al pick-up di Giuliano, anch'egli proprietario di un'azienda agricola locale, percorriamo sentieri conosciuti, e anche meno, per raggiungere uno dei posti più belli ed incredibili di queste zone, i pantani di Accumoli. Amici, allora non so se vi sentirete, ma siamo voluti arrivare fino qui, sopra pantani, perché da qua c'è una vista pazzesca, e stiamo morendo di freddo perché fa veramente freddo, c'è un vento gelido, ma volevamo assolutamente farlo per vedere questa meraviglia. Grazie natura che ci regali questi spettacoli. I pantani di Accumoli sono dei laghetti di origine glaciale, posizionata al confine tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, adagiati in una piccola valle panoramica circondata da pascoli e paesaggi da togliere il fiato. Durante l'esplorazione vi sarà facile trovare qualche simpatico animale allo stato brado. Questo qui è il vecchio confine dello Stato Pontificio, ecco le chiavi di San Pietro, e dall'altra parte abbiamo il ciglio con la numerazione 580. Questo breve tour delle terre mutate purtroppo termina qui. È ora di salutare chi ci ha accompagnato in questi due giorni, chi ci ha fatto sentire a casa fin dal primo minuto. Ed è proprio questo che ci ha colpito maggiormente, la bontà di queste persone che ci hanno accolto come fossimo parte della loro famiglia e che, nonostante tutto, hanno ancora voglia di sorridere e di guardare avanti, condividendo i loro momenti di vita con tutti coloro che passano dalle loro parti. Se c'è una cosa che abbiamo capito è che non c'è soldo che possa comprare la cosa più importante della vita, il calore umano. La gioia che mi viene, insomma, che ci dà una mano, è la gente che ci viene a trovare, perché almeno così non siamo soli, non è che uno ha bisogno di soldi, di cose, perché quello che serve è un conforto con le parole, insomma, un parlare, uno scambiare delle idee, perché quello mi aiuta più dei soldi, perché i soldi, bene o male, uno se dà da fare i rimedi alle parole, se non te vede nessuno, stai solo. Yeah.